soprattutto nelle esplorazioni del Monte Corchia. Nel 75, quindi si parla di tempi assai lontani, il mio primo ingresso nell'antro del Corchia, con un campo che è durato 5 giorni, il cui obiettivo era, oltre che il raggiungimento del fondo, si parla di progressione con scalette, quindi tutta una serie di problematiche che oggi non esistono, perché con la progressione su sola corda è tutto molto più semplice. Allora occorreva la squadra di punta, la squadra di appoggio, la squadra di disarmo, quindi organizzare un'esplorazione, un raggiungimento del fondo dell'antro del Corchia, mi sembra all'epoca era la prima grotta per profondità in Italia, era un'impresa abbastanza consistente. In quell'occasione abbiamo esplorato e rilevato i rami fossili, che sono quei rami che si dipartono dal lago Sifone e bypassano certi passaggi del ramo attivo dove scorre il fiume Vidal, quindi il lago Marica, il lago Ingrid e il lago Marica, e conducono molto velocemente alle cascate dove poi si raggiunge il fondo. Nel 77, a un anno di distanza dalla prosecuzione della ex buca del cacciatore, il mio primo ingresso in Figherà con i torinesi e con tutti gli altri gruppi. In particolar modo ho condotto, per chi conosce un po' il Figherà, le esplorazioni delle gallerie dei Maremmani. Negli anni 80 la scoperta dell'abisso Farolfi, l'esplorazione del ramo Maria Giulia, che è quello che ha portato alla congiunzione dei due sistemi, Farolfi e abisso Figherà. Dopo un'assenza sono stato fuori dalla speleologia per molti anni, mi sono riaccostato da circa un anno con un interesse nuovo, che è quello della documentazione e della testimonianza. Quindi il video che vi voglio presentare, dal titolo Opus Cristallinum, capolavoro di cristallo, non è la testimonianza di un esploit speleologico, né tantomeno di una punta impegnativa di chissà quale abisso. Piuttosto è la testimonianza, e attraverso il racconto di due speleologi appartenenti a due generazioni diverse, distanti fra loro, una ragazzina di appena 20 anni che si accosta per la prima volta alla speleologia e quindi visita l'antro del Corchia, e un veterano delle esplorazioni fin dai primi tempi dell'antro del Corchia. In particolar modo è il ramo dei Lucchesi, che ha una particolarità, a parer mio, molto importante, che oserei definire addirittura una sorta di Cappella Sistina della speleologia. Sono le concrezioni di Aragonite, ma qui sono presenti in maniera, diciamo, esponenziale. Il visitatore che si trova a visitare queste gallerie si trova avvolto da tutte queste concrezioni che arrivano dall'alto, sulle pareti, e lo avvolgono completamente, quindi uno spettacolo, oserei dire, eccezionale. Il ramo dei Lucchesi, che è stato scoperto nell'autunno del 1982 dal gruppo speleologico di Lucca e conclusa l'esplorazione nella primavera del 1983, parte con una risalita di un pozzo di 110 metri che parte dalla Galleria delle Stalattiti. Ora la Galleria delle Stalattiti è una galleria turistica, all'altro del Corchia è stato reso turistico per un discreto tratto. In cima alla risalita incontriamo un laghetto pensile che funge da regolatore del flusso delle acque provenienti da livelli superiori, per cui lungo il pozzo troviamo continuamente stellicidio, anche in tempi di magra. Oltre questo laghetto incontriamo una galleria che prosegue in risalita, una bellissima galleria concrezionata, che ci porta a una piccola arrampicata sopra la cui sommità prosegue la galleria con dei laghetti bellissimi, molto concrezionati. In fondo a questo tratto di galleria si incontra un passaggio molto stretto, che è chiamato il passaggio della Clessidra. Forse molti di voi avranno visto queste immagini.
è una particolare, all'inizio di questo passaggio c'è una particolare confezione che ha una forma esattamente di una clessidra, dove nella parte più stretta sono innestate i cristalli di aragonite. Al di là di questo passaggio incontriamo quello che è, diciamo, un mondo meraviglioso di cristalli di aragonite. Niente, brevemente, alcune piccole raccomandazioni a chi si accingerà a visitare questo particolare ramo o chi ha il programma di mettere di organizzare un'uscita verso questo ramo dell'antro del Corchia, mi sento di rivolgere un appello che è, vista la delicatezza in cui lo speleologo si va a muovere, l'ambiente che lo circonda, direi che è inutile ricordare che non si deve lasciare traccia del proprio passaggio, però quando si arriva in cima alla risalita è opportuno togliersi tutta l'attrezzatura, togliersi l'imbraco con tutti i moschettoni, l'ascensore eccetera, per non creare un effetto tipo elefante dentro una cristallina. Niente. Questa è una breve presentazione, quindi vi ringrazio e vi auguro una buona visione.